Buonasera signore e signori, oggi avremo l'onore di avere qui sul palco, direttamente dal manicomio di Baltimora, Hannibal Lecter. In libertà vigilata, qui per noi. Avete un gran cuore. Non abbia paura, si avvicini. Quando sono una brava persona. Bravissimo. Anzi, sa chi è stato il primo a dire che in ogni uomo c'è del buono. Sono stato io. Bene. Lei ha famiglia? Credo di essere divorziato. Crede? Sa. Ero talmente stufo di mia moglie che l'ho lasciata per metà nel piatto con le patate. Mi dica, che rapporto ha con sua suocera? Non la digerisco affatto! È un po' piccante la situazione. Ha figli? Avevo una figlia. Aveva? Sa, l'ho portata dal medico, mi ha detto che era troppo magra, mi ha detto la faccia mangiare, e allora... Ma alla fine le piacciono i bambini? Mangio di tutto. Ok, passiamo alle domande un po' più personali. Sentiamo un po', qual è il suo tipo di ragazza? Mi piacciono essenzialmente le ragazze in carne. Ma sa, però l'ultima che ho avuto un'esperienza terribile, perché a pranzo mi propinava sempre pasta e piselli, terribile. Però lei è carina, potrei chiedere la sua mamma. Non credo di Andrea genio, sono vegana. Vegana? Odio i vegani. Sono insipidi. Ok. Però ho attraversato anche io un periodo vegano. Ah sì, cosa mangiava? Piante di piedi, palme di mani e pomi d'Adamo. Ok. Lei di dov'è, dottor Lecter? Sono di Bari. Di Bari? Non ci credo. Vediamo, mi faccia sentire un detto. Mangia che devi essere mangiato. Ok, ne sa altri? Buon sangue non mente. Bravissimo! Vediamo un po'. Canca baia? Lo mordo. Ok. Lontano dagli occhi? Lontano dal cuore. I primi nel frigo, i secondi nel congelatore. Battuta mortale. Applausi! Come? Grazie, siete troppo tenere. Ok, applaudite, non lo facciamo nervosire. Bene, bene. Dottore, proseguiamo con le domande. Programma televisivo preferito? La prova del cuoco. Libro preferito? L'elenco telefono. Film preferito? La maschera di ferro. No. Il papà buono. No. Indovina che mi faccio. Sì. Bene. Canzone preferita? Aggiungi un posto a tavola. Molto divertente. Attore preferito? Ciccio Ingrassi. Calciatore preferito? Suarez. Ok. Cibo preferito? Orecchiette. Ma lei quando va al ristorante cosa ordina di solito? Il cameriere. Si avvicina l'ultimo dell'anno. Il suo cenone cosa prevede? Diciamo che a Natale siamo tutti più buoni. Allora mi sono dovuto un po' limitare, il medico mi ha detto di mangiare in bianco. Ovvero? Mangio solo norvegesi e svedesi. Della classe politica attuale cosa ne pensa? È uno schifo! È tutto un magna magna. Ok, sono d'accordo con lei.
Mi permetta, detto da lei. Hai fegato. Ok, una domanda un po' particolare. Lei in qualità di serial killer ha sempre agito da solo? In verità avevo una spalla all'inizio, ma poi... Beh, mi ha capito. Ultima domanda. Nessuna ultima domanda. Mi dispiace. Dovrebbe... ho un po' paura. Dicevo, non posso intrattenermi ancora a lungo. So che è stata per voi un'intervista un po' morti e fuggi, ma devo proprio andare. Ho un amico per cena stasera. Ma prima che vada, applausi! Com'è? Grazie, siete un pubblico squisito, grazie. Sì, bravissimi, complimenti. Sì, no, grazie, grazie. E grazie. Sì. Aspetta che stanno facendo. Vabbè, rimango io perché ma no, sono pre... per passare. Cioè. Allora, Maria Enrica, sì, perché... vorrei farvi i complimenti per la scenetta, veramente. Grazie. Però io volevo fare i complimenti, è stata una cosa molto divertente, molto originale. Grazie. Perché siamo pazzi un po' entrambi, quindi ci è venuta così. Ma ha mangiato oggi? Spero. Oh. L'avete scritta insieme? Hai mangiato? Sì. L'avete scritta insieme? Non ho capito. Avete scritto il copione insieme? No, l'ha fatto lui. Ah, quindi ottimo. Grazie. Bravo, bravo. Grazie. Grazie mille. È abbastanza recente. Chi sono?